Duffy ready. Ciao ragazzi, 14 giorni alla gara, finalmente sono riuscito a dormire 9 ore, ieri sera sono andato a letto alle 9, mi sono svegliato alle 7, quindi completamente ricaricato le batterie. Oggi allenamento di gambe, sarà il terz'ultimo allenamento prima della gara del 1° dicembre a Fort Lauderdale, quindi oggi gli staples, quindi grandi alzate, front squat, back squat, hip thrust, stacco rumeno e poi dopo degli affondi bulgari. E invece la volta successiva sarà un allenamento metabolico con i soliti 10 set per 10 con 10 secondi di recupero di leg extension e leg curl più altri esercizi ovviamente. E poi per finire l'ultimo allenamento sarà di nuovo come questo di oggi. Devo dire che sto particolarmente bene, le gambe sono molto pesanti soprattutto per tutto il cardio che ho fatto nei 10-12 giorni precedenti prima del viaggio a Milano. Quindi, come avevo già anticipato l'anno scorso nell'ultimo videoblog, dopo la fine del il resoconto della gara dell'NGA Universe, sicuramente quest'anno cercherò di fermare l'allenamento delle gambe un po' prima, proprio per lasciarle recuperare in modo che si vedano più separazioni e striation. L'anno scorso le allenate veramente fino all'ultimo, mi pare 3 giorni prima, quindi veramente troppo poco tempo per recuperare. Anche perché bene o male sono sempre in movimento rispetto ai miei tempi a Canon, comunque sono sempre in cammino, non prendo mai la macchina, non ho la macchina qua a Berlino, non avrò la macchina a Fort Lauderdale, quindi cercherò di tenerle comunque attive, di mantenere alto il NEAT anche facendo delle grandi camminate. Ho preso l'albergo per esempio a Fort Lauderdale vicino alla venue, cerco di farle recuperare il più possibile perché comunque mi ricordo le mie gare precedenti, per esempio non so, il 2012-2014, ecco, allenandole 10 giorni prima e quindi lasciandola riposare un po', sicuramente avevano più separazione. Poi è tutto da vedere perché ogni gara, come al solito, è una gara a parte, non si possono fare considerazioni basandosi sulla forma dell'anno scorso e tutto il resto. Però ecco, importante intanto aver recuperato, essere riusciti a dormire. Oggi siamo stati praticamente qui nella palestra, quella nuova, quella solita, dove andiamo nel weekend per insomma avere un cambio di routine anche rispetto a quella della settimana tradizionale, quindi dal lunedì al venerdì. Poi probabilmente andremo a fare un giro, visto che ne approfittiamo che c'è bel tempo, anche se qua a Berlino siamo già arrivati sotto lo -0. Questa mattina c'era 1 grado con percezione -3, quindi freddo assurdo, ho la calzamaglia anche mentre mi sto allenando ora e praticamente miliardi di magliette termiche di Uniqlo che sono sicuramente state l'investimento migliore. Non so se Uniqlo fa queste magliette termiche che tengono il caldo quando sono temperature artiche come qua, decisamente acquisto migliore della mia vita. Le compravo anche a Londra, ma qua a Berlino sono letteralmente essenziali, quindi probabilmente dopo andremo all'Alexanderplatz, faremo un giro qua intorno e vedo se prenderne delle altre, perché decisamente mi serviranno anche quando appunto scenderò giù a Roma o per mantenermi caldo, perché più che durante il resto dell'anno, durante queste ultime settimane della preparazione, sento tantissimo il freddo, soprattutto alle estremità, ed è assolutamente importante, soprattutto prima di salire sul palco, tenere le estremità calde per migliorare appunto la perspiration e quindi non salire sul palco completamente congelati senza vascolarizzazione. Continuo il mio allenamento e ci vediamo dopo. Stiamo tornando a casa e quindi anche oggi ci siamo sparati i nostri classici 10.000 passi.
E niente, tutto ok, alla fine le energie ci sono, adesso che ho riposato sicuramente sto molto meglio rispetto a ieri che veramente zombie, sono riuscito giusto a lavorare, però ovviamente non sono stato produttivo come altri giorni. Oggi ovviamente insomma i weekend coincidono ovviamente con più tempo passato con Flavia e questa è una cosa positiva, però allo stesso tempo un pochino di sensi di colpa anche semplicemente per la insomma, personalità che ho io, comunque vorrei cercare di accomodare o rendere queste ultime settimane anche più semplici e meno problematiche possibili per lei, quindi ovviamente vedo che anche lei si sforza magari di non guardare certe cose, certi piatti, certe pietanze che si vedono in alcuni ristoranti, però anche solo il freddo assurdo che c'è fa venire voglia veramente di mangiare, non so, da gente qua per esempio cammina per strada con dei pretzel o comunque delle robe più saporite, non sicuramente le cose che sto mangiando adesso. Quindi oggi siamo andati in questo salad bar che si chiama Good Bank, come avete visto fanno anche, coltivano letteralmente le insalate con dei raggi UV o con insomma queste lampade dentro il locale. Io mi sono preso una salata fai da te, quindi senza condimenti, senza nulla. Lei invece ha preso un piatto, non era male, però ovviamente porzioni minuscole, piccolissime. E quindi faremo una cena più abbondante. Però ecco sì, c'è questa cosa anche che ovviamente, insomma, le gare sono belle per l'atleta, però allo stesso tempo ti senti anche un pochino, insomma, in colpa per costringere anche il tuo partner a fare un, insomma, una vita sociale meno, un po' più limitata, ecco, rispetto al solito. Però quindi sono molto contento di avere Flavia a mio fianco perché sicuramente è una persona che capisce, che mi aiuta e sicuramente dopo le gare, insomma, le ho già promesso che andremo a mangiare in tantissimi posti, comunque faremo le nostre escursioni enogastronomiche come una volta. Ed ecco qua la mia cenetta, qua ci sono allora 100 grammi di spaghetti di fagioli neri con altri 100 grammi invece di spaghetti di konjac, questi qua bianchi, 150 grammi di broccoli cotti, 300 grammi di zucca cotta con 50 grammi di hummus di barbabietola rossa. Chiedetemi se sono contento di mangiare.